runway, style, fame. She likes fashion. Non mi capita mai di non riuscire a trovare le parole, ma questa volta invece che scrivere preferisco mostrarvi qualcosa. Chiudete questo video e non conoscerete mai il significato dell'espressione nevrosi pornografica compulsiva. Continuate a guardarmi e non avrete bisogno di sapere altro. Seguimi. Inquadrami bene. Ma fatevi i cazzi vostri! Mi sa che l'abbiamo disturbato. No, ma adesso basta interrompere una professionista all'opera. Facciamoci i cazzi nostri, che a quelli del tipo ci pensa già lei. Uscite di questo livello, non sono a mio livello. Certo che anche tu potresti essere più rispettosa di fronte alla grande promessa del fashion design. Giugno è l'invenzione mia, così come l'ho creata, ora la cancello. Questo video la distrugge sicuro. Senti, Anna, fai una bella cosa. Vai a prendere un drink che non riesco a stare un minuto in più senza la mia chirurgia. Sì, vado. Amore, eccoti. È tutta sera che ti sto cercando. Ero qui. Si può sapere cos'hai? Tutto a posto, non ti preoccupare. Cosa stai bevendo? Questo è tè freddo. Dai, ti preparo qualcosa io, così ti sciogli. Ma come cazzo fai a far finta di niente? Quanto ancora deve durare questa cosa? Ah, come sta la mia coppietta preferita? Che succede? Niente, Marghe. La tua coppietta preferita scazza per un alcolico. Scusatemi. Niente, che Roberto si sente un po' giù da un po'. Comunque ti vorrei far notare, cintura vita alta borchiata e tronchetti a punta. Oddio, Marghe, che imbarazzo. Ma non pensavo seguissi tutto quel casino di post. Quale imbarazzo, imbarazzo? Il tuo è un grande blog. Scrivi delle belle dritte senza crederti l'Anna dello Russo del fashion blogging. Dove cazzo è il mio Kir Royale? Laura, stavamo proprio parlando di te. Scusa, che non riesco proprio a trovare lo champagne. Non è una domanda. Voglio il mio cocktail e lo champagne lì. Subito, Laura. Comunque ho postato il video. Quale video? La prova di come lo squallore più estremo possa mettere una persona in ginocchio. Immagino quanto tu rimpianga la vostra collaborazione. Non è un po' sfocato? Si vede abbastanza bene a capire che non c'è nulla da rimpiangere. Ora Laura sta proprio esagerando. Poi Kate, hai visto Giulia? Certo che voi uomini siete veramente prevedibili, banali in ogni occasione. Non ti basta che sia vittima di quella carogna di Laura, non ti basta che tutta la sua vita privata sia stata sputtanata sui social. No, siccome lei adesso è quella facile, ci devi provare subito, tutti restate dietro. E poi, lasciatelo dire, mi aspettavo un po' più di sì dal padrone di casa. Kate, hai visto Giulia? Mezz'ora fa mi ha piazzato suo drink in mano e ora non la trovo più. Guarda, mi sembra di averla vista. Te la vado a prendere subito. Ma ti rendi conto? Giulia, Laura ti ha appena sputtanato su tutti i social. Non me ne frega un cazzo, ora ho solo bisogno del mio drink. Dove l'avevo lasciata? Qualcuno ha visto il mio drink? Credi di avere una crisi se per un momento non stai al centro dell'attenzione? Che stronza. Oddio, Giulia, mi sono illusa per un attimo che interpellarti si potessero ottenere risposte con un senso. Avranno senso i tuoi filmini di merda. Senti, non venirmi a dire come stare al mondo, che sono più capace di te e della tua Anna messa insieme, sorette del cazzo. Che è illegale, sarò pure libera di fare quello che voglio, no? Ma piantala, che così devi dare materiale per altri 1000 video. Sì, ti prego, di qualsiasi cosa i miei fans ne fanno più o meno. Laura, guarda che se vuoi rullare della stronza, la parte te l'ha lanciata tutti da un pezzo. Che cosa ti ha fatto di male, Giulia? Basta, Laura, quel che è successo, non puoi avercela con me per sempre, dacci pace. Anna, sei una patetica leccapiedi se non te l'ho mai detto. Che c'è, interrotto qualcosa di importante? Ragazzi, lei è Sara, cercate di trattarmela bene e non atteggiatevi ai soliti stronzetti fashion, eh? Lascia, faccio io.
Le selezioni per Jersey Shore le fate qui, non mi dite nulla? Ma Laura, quella è Sara. Sara, come ho potuto? Era sulla copertina del Times, no? Ma in realtà è un blog che è famoso, sì, e anche su Instagram è top. Quella, tipo l'anno scorso, è stata assunta da Jean-Paul Gaultier e dopo neanche 6 mesi si è licenziata. Gaultier ha mandato a fanculo Jean-Paul Gaultier. Sì, ma guarda che non vuol dire niente. Pure mia madre la sata quando faceva la modella ha mandato a fanculo Jean-Paul Gaultier. Appunto, ragazze con le palle. Ma viene da Shanghai? Cosa è venuta a fare qui a Milano? Ma dicono che là in Cina era tipo una mega star e che si sia trasferita qui a Milano per debiti o una cosa del genere. Sembra che abbia anche un talento creativo non da poco. Fossi in Giulia non dormirei sonni tranquilli. Ma la nostra Giulia deve solo andare avanti per la sua strada stando attenta a non fare troppe cazzate. Hai detto niente. Ehi ragazze, guardate che sono qui e ci sento benissimo. E poi sta tizia non mi sembra così pericoloso. Ma infatti la nostra Giulia non ha proprio nulla da invidiare a quella... Grandissima stronza! Guarda che cazzo ha fatto quella Sara lì. She likes fashion.